Continuo a perdervi. Quanto ancora per i rinforzi? Ci stiamo lavorando, resta in linea. Non li posso aspettare che mi vengano dietro. Adesso riferisco. Davis, mantieni la posizione. Stanno arrivando. Disturbo. Davis, di che si tratta? Che cosa vedi? Ma che diavolo? Trovato. Dove sei stato? A risolvere un problema. Sembri sporco. A volte ci si deve sporcare, Efrem. Hai testato l'impulso? Sì, sono sceso nel cavo e ho chiesto a Johnson del tetracene, ma a quanto pare non ce n'è. È obsoleto, oppure costa una tombola. Di questi tempi, sì. Negli anni 90 era economico. Quindi se ti dai da fare, ne puoi trovare un po' in giro. Hai trovato una gang che spaccia tetracene? Una cartuccia per stampante, $15 ai bei tempi. Ti do il supporto? Sì. Ecco, tieni. Grazie.
Direi al capo che vuoi farlo girare su roba vecchia di 2 anni. Gli farò vedere come funziona e poi gli mostrerò la differenza fra un prototipo e un modello in produzione. Ok. Concavità a punto zero. Il tracciato della lente è caldo. L'allineamento è configurato. Direi che siamo pronti. A te l'onore. Le applicazioni su altri materiali sono altamente significative. I metalli, ad esempio, possono andare in frantumi con sforzo e rumore minimi. Cemento, gomma, tutti vulnerabili a violenti sbalzi di temperatura. Sì, questo progetto è cominciato su richiesta della SEAL Team 6. Dopo l'assedio di Luanda sono venuti da noi a chiedere strumenti capaci di congelare o bollire le riserve d'acqua del nemico. Ora, con questo dispositivo può essere sconfitto. L'avete testato su un essere vivente? Non erano queste le nostre intenzioni, al principio. Vorremmo testarlo. Qualche volontario? Beh, ci proveremo. Signori, perché non ci sediamo a parlare delle fasi successive? Che ne dite? Sì, di qua, prego. Cosa vuoi? La coscienza pulita? Testalo su una bistecca di manzo, chi se ne frega. Io voglio utilizzarlo per il solo scopo per cui è stato concepito. Un deterrente. Nessuno ha detto di passare polmoni umani al microonde. È la guerra. Facciamo affari con la guerra. Ricordi che parola hai usato quando mi hai assunto? Difesa. È ancora vero, in parte. Ma la guerra è un buon affare. Anche il traffico di bambini. Lavoriamo per il DARPA, Mark. Lavoriamo per il governo. Non so quali armi saranno usate per la terza guerra mondiale, ma la quarta sarà combattuta con... Pietre e bastoni, questo è Einstein, che lavorava per il governo. È vero. E sono convinto che quelli non sono stati i suoi giorni migliori. Mm. Magari ha avuto un flash sul fatto di bollire carne umana. Mai pensato a protesi con risposta sensoriale totale? Ah, le protesi. Non vincono le guerre. Hai sentito? È lo scienziato empatico in te che muore. Mm. Hai spiegato ai tuoi come riparare quel raggio? L'ho fatto. Bene. Comincia a fare i bagagli. Puoi essere più preciso? Mm-hmm. Ci sono questi occhiali qui. Sono occhiali iperspettrali. Sono stati sviluppati per le forze speciali impegnate nella guerra in Moldavia. Li conosco, ho letto i rapporti. Ma non hai letto questo di rapporto. Orland mi ha chiamato personalmente, il generale Orland. Ha detto che la situazione è molto delicata laggiù. Sembra che vedano delle cose. Ho capito. E quali? Non ha voluto dirmelo. E nemmeno condividere il video. Neanche discutere quello che hanno visto. Vogliono che l'ingegnere capo vada laggiù a vedere. Li hai inventati tu questi occhiali per la sicurezza dei nostri ragazzi. Ora gli serve il tuo aiuto. Considerala come difesa.
Miss Orland, venga con me. Sono arrivati tanti reparti di fanteria, il paese è nel caos. Gli insorti sono per lo più sopravvissuti della dittatura militare che ha guidato il paese fino a 2 mesi fa. Riscuotono il consenso popolare, soprattutto nel nord del paese, vicino al confine russo, e qui nella capitale. Il problema è che si tratta di forze ben addestrate e si rischia di trasformare la faccenda in una guerra civile. La Moldavia era russa e poi l'ha perduta. Ottenuta l'indipendenza è dilaniata la lotta intestina. Da un lato un'insurrezione voluta dall'elite militare, fedele all'ex regime. Dall'altro la maggioranza della popolazione che fa pezzi le bandiere del regime ed esige un nuovo governo. Conflitti e sommosse sono faccende che conosciamo. Ci piace credere che siamo in grado di gestirle bene. Ma la scoperta della sua videocamera è tutt'altra gatta da pelare. Se invio questo video al comando, temo che lo prenderanno per uno scherzo. Alla difesa non hanno il senso dell'umorismo. Di solito no. Sergente, collegali. Sono certo che vi sia una spiegazione scientifica per quello che c'è sul video, ma finché lei non la dà a me, io non invio niente al comando. Hai fatto? Sì, signore. Esci di qui, sergente. Aspettaci fuori. Sì, signore. Nessuno qui dentro è stato in grado di venirne a capo. Ha messo i bastoni tra le ruote all'intera operazione per ragioni che non ho il permesso di discutere con lei. Però ci serve una risposta rapida. Le dispiace? L'ha beccato subito. 5 diverse videocamere l'hanno ripreso nelle ultime 3 settimane. All'inizio i nostri esperti l'avevano definita un'interferenza. Non è un'interferenza. Non credo che lei mi avrebbe fatto venire fin qui per un'interferenza. E allora, vuole dirmi cosa ne pensa? No, lei dica a me che ne pensa. Ma non so cosa ne penso. Ancora, ma ci sarà una spiegazione. È stato il primo avvistamento, i 3 successivi sono uguali, ma l'ultimo è diverso. È coinvolto un membro della Delta Force, il che rende la cosa ancora più delicata. Lei è Fran Madison, della CIA. Le operazioni speciali agiscono per lo più come operazioni coperte della CIA. Deve firmare questo prima di poter proseguire. Che cos'è? Sono informazioni segrete. In pratica consente alla condanna a vita se dovesse rivelare ciò che viene detto qui. Di Davis, per favore. Sì, signore. 3 giorni fa abbiamo condotto un raid nel centro della città. Il campo andava e veniva. Uno dei nostri si è trovato diviso dal gruppo. Ed è rimasto ucciso in azione. Ci è andato più vicino di tutti gli altri. Troppo vicino. Thank you.
Davis, di che si tratta? Che cosa vedi? Ma che diavolo? Sergente Chris Davis, veterano di 3 campagne. Il meglio del meglio. Nelle ultime settimane abbiamo trovato altri corpi intorno alla città, uccisi nello stesso modo. L'autopsia sfida ogni spiegazione razionale. Gli organi interni erano congelati, mentre la pelle era bruciata e corrosa. E l'unica risposta del comando militare moldavo alleato è shock, confusione e ora collera. I ragazzini scrivono sui muri genocidio, aratare a ogni cadavere che vedono. Genocidio e... aratare. Mitologia locale. Il fantasma della guerra. L'incubo degli incubi, questa è la traduzione letterale. Molto poetico. Beh, sono superstiziosi. In qualche modo credono che gli orrori della guerra abbiano fatto emergere qualcosa di sovrannaturale. Speriamo in una teoria alternativa. Cosa ne dici? Dovete cambiargli nome. A parte quello. Datemi una copia dei dati, in modo da... No, questo non è possibile. Vuole che le dia una spiegazione adesso? Vogliamo una sua valutazione, sì. Non ne ho ancora. In tal caso, generale, credo che dovremo inviare la nostra teoria al comando. No, non voglio farlo. Ok, qual è la vostra teoria? L'agenzia ritiene sia una specie di tecnologia di occultamento. Soldati che indossano un camuffamento attivo. Hanno qualcosa di così avanzato qui? Abbiamo ragione di credere che il regime stesse lavorando al camuffamento attivo. La difesa lavora sulla tecnologia di occultamento da tempo, ma non c'è alcun prototipo. Forse qualcuno vi ha battuto? Siamo i leader nel campo. Ne è proprio sicuro? Il regime ha investito molto sulla ricerca militare, corruzione, leggi permissive. Per un laboratorio militare che non vuole pubblicità, questo è il posto ideale. Ah, d'accordo. È tecnologia di occultamento. Come spiegate la causa di morte? Una sorta di shock inviato istantaneamente alla vittima. Sono fantasie. Nel mio campo si richiede di fare supposizioni. Nel mio invece ci chiedono di provarle. Ai vostri tecnici è richiesto di trovare una falla e vedono una falla. A voi di trovare nemici e vedete nemici. Qui credono negli spiriti e vedono spiriti. Siamo tutti di parte, in un modo o nell'altro. La mia risposta è che non abbiamo dati per supportare nessuna teoria. Va bene. Cosa le serve per darci qualcosa di più? E intanto una visuale migliore. Quello cerco, una visuale migliore. Come? Ecco, signore. Bene. L'ho portata dal DARPA. Videocamera iperspettrale, più potente di quella da casco utilizzata dai suoi uomini. Va oltre e più a fondo nello spettro della luce. Visibile o invisibile, se là c'è qualcosa, lo farà emergere. Potrebbe montarla su un veicolo Delta? Non vedo perché no. Bene, conduciamo missioni in città tutti i giorni. Riaffiancherò uno dei nostri tecnici, spiegherà a lui come utilizzarla. Non metto nessuno tra questa videocamera e me. Vuole essere lei a usarla? Per rilevare quella cosa serve una mano esperta e veloce. La prossima uscita è con i Delta. La porteranno vicino a quella cosa. Mi dia quell'impulso assassino e torna in Virginia senza disfare i bagagli. Allora, quanto ci vuole per quell'olio? È qui, arrivo. È una gran confusione in magazzino. Cappello da solo. Bene, bene. Toll, da un'occhiata. Ma tu ci credi? Dicono che stai montando una telecamera. E va bene anche se non togli la mitragliatrice, amico. Levi l'artiglieria e monti una videocamera. È il solo posto dove posso montarla, quindi non posso fare altro. So che vi sembrerà un'idea terribile. Preferiamo ballare con chi ci ha protetto, dottor Klein. È così, va bene? Cosa c'entra il ballare? Io non capisco. Questo affare ci ha salvato la vita, molte volte. Ho capito. Il carro armato l'ha costruito la squadra del dottor Klein. Klein lavora per il DARPA. Ho collaborato col suo gruppo, nei loro stabilimenti in Virginia. Lieto di vederti, dottor Klein.
E io di vedere te, capitano. Hanno modificato i veicoli dotandoli di armamenti più potenti e leggeri. Hanno progettato i bracci meccanici per il lavoro pesante, perché voi ragazzi non vi strapazzaste troppo. Inoltre il dottor Klein in persona ha inventato il body integrale che indossate, che letteralmente vi protegge le palle. Quindi direi che in questo gruppo vi è totale disponibilità verso il dottor Klein. Maggiore Session? Capitano, allontani i suoi uomini. Coraggio, ragazzi. Il dottor Klein ha lavorato con noi 8-10 volte negli ultimi 5 anni. È mai uscito con un gruppo d'assalto? No, signore. È uno in gamba. Va bene, ma non mi piace portare turisti in una missione di combattimento. Signore, non sono un turista. Se non ha addosso un M4 è un turista. Se vuole ne porterò uno. Dobbiamo portare il dottor Klein con noi per individuare con precisione l'obiettivo, signore. Quanto prima che quella cosa sia operativa? Qualche ora. Funzionerà? Se posso avvicinarmi. Le dico una cosa, il sergente Davis ci era molto vicino. Ed era il miglior Delta che abbiamo avuto. Si assicuri che l'equipaggiamento funzioni al top stavolta. Erano molto legati. Ho capito. D'accordo. Bene. Buonasera, dottore. Ho sentito che voi due andate molto d'accordo. Può avere delle uscite un po' forti. Sì, e anche tu. Sono qui per quella cosa. E sei pronto ad andare in combattimento per trovarla. E lei lo stesso. E subisce forti pressioni da Washington. Vogliono una risposta e lei ha il compito di dargliela. Ho visto il tuo nome sull'ordine di servizio. Sapevo che eri in cima alle priorità, ma per loro... incastrare voi due insieme. Non devi preoccuparti per me. Non mi preoccupo per te, Doc, ma per questa cosa. Lei spera che sia tecnologia di occultamento. Tu cosa credi che sia? Qualcosa a cui non ha pensato nessuno. Signori, ieri alle 18 il team Utah è partito in missione di ricognizione per Durlesti, dove sono stati attaccati dai ribelli. Abbiamo anche comunicato con loro durante il conflitto, ma la connessione è inaffidabile. L'obiettivo è uno stabile abitativo di 5 piani. Crediamo che quel che rimane del team Utah sia trattenuto al 4° piano, appartamento all'angolo nord-ovest. Ci introdurremo in una zona controllata dagli insorti, quindi dovremo combattere. Un'ultima cosa. Prima che venissero presi, i nostri hanno detto di aver visto quelle che ora chiamiamo anomalie iperspettrali. La missione è un recupero rapido. Prendete i nostri e andate via. Comunque, se è necessario, neutralizzate le anomalie nell'area. Neutralizzarle? Come? Sì, con cosa abbiamo a che fare? Riteniamo siano soldati nemici in mimetismo elettronico molto avanzato. Quindi siate chirurgici quando sparate. Se non sappiamo ancora di cosa si tratta, forse... Mi scusi? Vuole aggiungere qualcosa? Se utilizzano tecnologia di occultamento, dovete riportarla qui il più intatta possibile. Il dottor Klein e l'agente Madison saranno in missione con voi. Il dottor Klein seguirà le riprese delle vostre videocamere dal secondo veicolo antimina del convoglio. Il maggiore Session guiderà la Dagger Team 1 nel recupero. Dovete restare in contatto. Come on.
ragazzi, entriamo nella zona abbandonata. Ci aspettiamo una forte presenza degli insorti. Questo è Agopian. Yuta Jim, confermo, morto in azione. Nessuno sembra morto per arma da fuoco, niente fuori in entrata o in uscita. Qui Alessio, siamo al quinto piano. Capitano, del movimento laggiù. Tol, controlla ore 2. Dove? Non vediamo niente. Eccola, è là. Ci siete sopra. Sta rilevando un movimento. C'è qualcosa sotto la vasca. Guarda cosa c'è sotto. Vado. Uno. Due. Abbiamo Comstock. Vivo e cosciente. Ripeto, il sergente Comstock dello Utah Team. Ehi, amico. Il resto della squadra? Sono di sopra. Tutti morti. È andata sotto la pelle. Cos'è andato sotto la pelle? L'ho vista. Cosa? Una coperta. Come una coperta ghiacciata. Dimmi, dov'è?
e il resto dello Utah. Oh, sono morte. Sì, tutte morte. Siamo morti. Dove sono i corpi? Te l'ho detto, sono al piano di sopra. Tu non l'hai vista. Io l'ho vista. Sai che credo in Dio, John. Questa è l'opposto di Dio. Ferma, ferma. Quello che cos'è? Che torni indietro. McFadden, torna indietro. Dacci una visuale della stanza. Non c'è niente, ragazzi. E sono proprio qui. Mac. La stiamo vedendo entrambi nel mezzo della tua finestra visiva. Cosa? Allora, sono macchiati. Accidenti a questi occhiali di merda. No, no, digli di rimetterli. Mac, devi rimetterti gli occhiali. Mac, fallo subito. Che cazzo? Spara, avanti. I proiettili l'hanno attraversata. L'ha mancata. McFadden non l'ha mancata. Maggiore Session, caduto in azione, McFadden. C'è un obiettivo iperspettrale al quinto piano, angolo nord-ovest. Adottare munizioni pesanti. Fate quello che dovete, ma portatevi giù quella cosa. Devono andarsene. Ce ne andremo a mani vuote. Ce ne andrà a mani vuote, mi creda. A tutte le unità, uscite di lì adesso. Andate, tornate ai veicoli. Scendiamo insieme. Devi tenermi stretto, ce la fai? Vai! Andiamo. Spostati, spostati, spostati! Dove cazzo è? Di fronte!
Forza, rispondi, mio amico! L'ho visto morire. Cosa? L'ho visto morire. Ehi. Va tutto bene. Guardami. Tu l'hai vista? Sì. L'hai vista quanto da vicino? È stata vicino a me per ore. Aprite il portellone. Entrambi gli autisti morti. Archer Lima 2, colpita una mina di terra. Entrambi i veicoli distrutti. Siamo a 3 chilometri a sud-est dell'obiettivo. Non possiamo localizzarvi. I vostri transponder sono andati. Che cazzo, siamo appena saltati per aria. Dobbiamo metterci al riparo. Klein, lascia la videocamera. Sbrigati, Klein. Si è rotta. Libero! Servirà un ponte aereo. Non riesco a comunicare con la base. Continua tu, Ralph. Archer Lima 2, Archer Lima 2. Qui è Dagger Team 1, passo. Archer Lima 2, qui è Dagger Team 1, mi ricevete? Passo. Ehi! Hey. Come stai? Perdi sangue? Ok. Battuto la testa. L'hai battuta. Sei svenuta. Sì, credo di sì. Maggiore. Ha battuto forte la testa. Vediamo. Ha le pupille dilatate. Session, trasmetto, ma loro non ricevono. Sento il loro click quando io dico passo, ma nessuna risposta. Tu continua. È sotto shock. Tienila d'occhio. Archer Lima 2, qui Dagger Team 1, mi ricevete? Passo. Voi qui state bene? Grazie. Sì. Dove sono gli altri? Dov'è il resto dello Utah? Sergente Chen, ero con lo Utah.
Eravamo la seconda unità ieri notte. Una squadra di 8 persone. Ci sono dei morti in azione dello Utah. Beh, mettiamola in questo modo. Il sergente Comstock non farà gli auguri di Natale quest'anno. Ha visto gli insorti uccidere Comstock. Insorti? Ma è vero questo tizio? Ti eri nascosto sotto un sasso? Sono l'operatore radio. Ho perso il contatto, ho passato la notte nel carro. Non ho visto la mimetizzazione attiva. Mimetizzazione attiva? Senti, anche se fosse quello, e non lo è. In mimetizzazione attiva puoi passare attraverso i muri? O attraverso 3 scariche di munizioni perforanti? Peck gli ha scaricato addosso 150 colpi. Quella cosa ha ucciso i miei uomini. E non abbiamo idea di cosa sia. Klein. Tu l'hai vista. Cos'era? Era umana. Aveva forma umana. Mi ha guardato, era consapevole. Come una persona. C'è niente che spieghi quello che hai visto? No. Recuperiamo tutti gli occhiali ancora in funzione. I miei si sono rotti nell'esplosione, signore. Anche i miei, da buttare. Non ha importanza. Tanto non si possono ricaricare. E come facciamo? Senza non possiamo vedere. Forse la videocamera può aiutarci. Piazzata in posizione elevata ci dà un punto di vista favorevole. Mi date una mano? Forza, diamoci una mossa, muoversi! Sono dappertutto. C'è qualcosa che li ferma. Una specie di sabbia nera. Ci sono cascato dentro. Ho dovuto togliermela dalle mani. Fammi vedere. Schegge appuntite di metallo. Limatura di ferro. È ferro puro. Sì. C'è una striscia. Tutto intorno all'edificio. È una barriera. Ce l'ha messa qualcuno. Non siamo soli qui. Ricognizione ai piani superiori. Punto e sparo? Punto e spara. Sono bambini! Ah! Libero! Libero! Tutto libero! Talbot, prendi quell'arma. Gli chieda dove l'hanno trovata. E
chi altro c'è qui? Quinn, di onde avete arma? Che uomini mai sono stati in fabbrica? Gli chieda se c'è qualcun altro qui dentro e se hanno altre armi. Ma avete altre armi? Se molta pusca. Ni vojako, ni kogar ni. Ni stavo tu. Slovenza sva. Sama sva. Dice che sono da soli. E hanno solo quell'arma. Non ci sono soldati qui. Né nessun altro. Maggiore Session! Che succede? Questa fabbrica ha la sua torre di trasmissione e trasmette un segnale potente. E quindi il problema? Che chiunque sentirà la nostra conversazione con la base. Le radio degli insorti capteranno la trasmissione. Gli insorti sono l'ultima preoccupazione. Collegami con il generale il prima possibile. Archer Lima 2, Archer Lima 2, qui Dagger Team, mi sentite? Archer Lima 2, Archer Lima 2, qui Dagger Team, mi sentite? Archer Lima 2, Archer Lima 2, qui Dagger Team, mi sentite? Siete le nuove reclute. Puoi credermi. Ci sarete molto utili. Avanti, ragazzone. Mostrami che sai fare. Oh, oh. Devo chiederti una cosa. È stata tua l'idea della barriera qua fuori? Ecco il Gustavit. Oce video. Del loro padre. Il padre sapeva. Il padre ha rovesciato barili di limatura di ferro intorno all'edificio, salvando loro la vita. E cos'è successo a padre? Oh! Sei forte! Ehi, piccolo, tutto bene? Su, in piedi. Che fai? Sei un fantasma. Aratare. No, me ne deve essere. Dice di non dire quella parola. Gli chieda cosa sono. Kai sotto. Mi scompleni e dusce. Anime perdute. Dusce pocogni. Spiriti dei morti. Pres miru. Intrappolati tra la vita e la morte non riescono a trovare pace. Perché succede? Che così tu sgodi. Voina. Dice la guerra. Adesso mettiamoci qua. Se è il padre che ha messo la limatura di ferro, deve saperne più di noi su quelle cose. Le chieda dov'è il padre. La cucovorim societum. Il fratello Bogdan non lo sa. Crede sia andato a cercare aiuto. È morto all'esterno mentre faceva la barriera. Lei l'ha riportato dentro. Mi dispiace. Ok? Yeah. È di ceramica. Come faceva suo padre a sapere che il ferro ferma gli aratare? E cos'altro sapeva di loro? Non lo so. Masarov. Dov'è Masarov? È un posto, un distretto sul fiume. Se c'è te che sei qua. È là che è cominciato. Perfino, amore.
Là gli Aratari hanno cominciato a uccidere. Facciamo atterrare gli elicotteri qui. Ci prelevano dal tetto e ci leviamo dai coglioni questo posto. Ci sono cavi e linee elettriche dappertutto. Gli elicotteri voleranno basso e lenti. Sono un facile bersaglio anche per un ragazzino. Maggiore, mi aggiorni? Ha parlato con la base? Sì. Il generale manderà gli elicotteri a prelevarci e carri armati per proteggere la zona d'atterraggio. Uno spazio aperto a 800 metri da qui, all'alba. È un tragitto lungo a piedi. Lei crede che riusciremo a farlo? Coi bambini? Non abbiamo scelta, ok? Tutte le strade sono bloccate o minate. E avendo usato la torre per parlare con la base, tutti sanno che siamo qui. Dobbiamo muoverci. Quindi vuoi che andiamo in giro con quella roba che circola per le strade e che non possiamo né vedere né uccidere? Te l'ho appena detto, non abbiamo scelta. L'alternativa è rimanere qui e fare la fine dei nemici. E se invece l'alternativa fosse quella di riprovare a contattare la base, magari non ce la fa. Dobbiamo correre il rischio. Questa è l'opzione migliore che abbiamo. Per farlo dobbiamo comunque uscire da qui. Maggiore, posso aumentare le nostre possibilità di arrivare alla piazza? Ti ascolto. Si guardi in giro. Ogni angolo in questo posto è pieno di limatura di ferro. E il ferro ferma gli iperspettrali. Esatto. Ne facciamo un'arma. Bombe sporche. La migliore idea della serata. Raccogliamo le granate. Devi essere i nostri occhi là fuori. Ce la fai a usare la videocamera a mano? Ho avuto un'idea migliore. Può già proiettare la giusta lunghezza d'onda di raggi UV. Se capovolgo il processo, invertendo la polarità di alcuni componenti, potrei trasformarla da videocamera a torcia. Saremo in grado di vederli coi nostri occhi. Questo cambierebbe un po' le cose. Posso parlare con la squadra di recupero? Potrebbero fare lo stesso con il loro equipaggiamento. Quando verranno qui, devono vedere anche loro. Ti faccio collegare con l'ingegnere capo alla base. Ricevuto. Sono pronti a equipaggiare i veicoli con quello che serve. Mi ripete quello che le ho chiesto, per favore? Ok, sì, esatto. Servirà un dispositivo che lasci passare una lunghezza d'onda della luce molto corta. Posso dirle esattamente come deve fare. Va montato su un carro armato. C'è movimento dall'altra parte della strada. Ragazzi, c'è movimento. Riusciamo a individuare cos'è? Fatemi spazio un momento. Notizie del convoglio? L'ultimo contatto è di 50 minuti fa. Si dirigono verso il punto di recupero. Stanno arrivando. Prendete le attrezzature e lasciamo l'edificio tra 15 secondi. Forza, andiamo! Quella era la via più breve al punto di recupero. Tesla, con voi! Ehi, dice che può mostrarci un'altra strada. Talbot, tu con Klein. Diaz, fino alla scoperta!
Vieni. Bene, ci siamo tutti. Davanti è libero. Ok, andiamo. Ok, sei dove? Dici di andare di là. Ehi, lassù! Veloci! Muoversi, muoversi! Presto, presto, via, via! Libero. Aspetta, ma sei ore. Ma dove sono? Sull'autobus, forza! La squadra di recupero! Riparti. Riparti, riparti, ho bisogno che funzioni! Hai una rube. Coraggio, andrà bene. Sicuri che sia questo il posto? Hai tu bravo metto? Yeah. Gli chieda se è sicura. Ha detto che è sicura. Maggiore, è andata, non possiamo più vederle. Siamo ciechi. Sono gli obiettivi! Via! Via, via, via! Via! Via, via, via! Via! Via!
Andiamo! No, si muove!
Gettate le armi, fatelo subito! No trage! E bene! Fontaine Priete! Dice che dentro è sicuro. Entriamo. Vieni, sta tranquilla. Stiamo vicini. Guardami. No, non va bene. Vieni, ti porto io. Tranquilla, tranquilla, tranquilla. Che cazzo è successo alla base? È stata invasa e il generale ci raggiungerà qui. Cos'è questo posto? Un rifugio per la popolazione civile. Questo bunker sono 6 metri di cemento e acciaio. Siamo al sicuro qui? Non ne ho idea, ma abbiamo cibo e acqua. Talbot, trova quello che puoi. E tu c'è intorno all'ingresso, c'è una postazione radio. Vedi chi riesci a contattare. Gli altri come? Andiamo. Là. Dove? Là. Davanti a voi. Ok. Sul letto. Ecco, ora stai bene. Ecco. Che è successo? È la spalla. Deve avere frammenti di shrapnel. Bene, ora tagliamo la manica. Începe terapia intravenoasă și atârnă dozele de saline normale. Foarte bine. Vreți să-i facem și eu niște radiografii? La endovenoză e pronta. Își pierde cunoștința? Nu, doar respiră greu și își pierde tensiunea. Questo è tuo. Vreau imediat un CT. Sari, mi serve il tuo aiuto per fermare la ratare. Che cosa sapeva tuo padre? Crede la voce. Cosa faceva tuo padre? Ceramica. Lavorava la ceramica. Cosa fabbricava? Crede la ceramica. Posude. Faceva container. Tina mia ceramici ne posude se Masaro. Fabbricava container per Masaro, la centrale elettrica da dove provengono gli aratare. Le rimetta la maschera, prego. Ora dobbiamo portarla via. Aprite! Abbassate le armi! Quanti siete? Non molti. Diamogli una mano! La base è stata sopraffatta. Era come un'ombra. È invisibile. Gli uomini cadevano a terra. Le armi convenzionali si sono rivelate inutili. Ho richiesto l'ordine di evacuare la base, ma le comunicazioni a distanza erano andate. Ho preso l'equipaggiamento che ho potuto e ho spedito unità a nord, fuori dalla zona delle operazioni. Ho ottenuto 5 velivoli, il carburante rimasto e un plotone di uomini. Erano 240, ne restano 19. Nessun messaggio dall'alto comando? No. È prevista una missione di soccorso? No, abbiamo intercettato dei messaggi da Moldavi amici e trovato questo posto. Abbiamo inviato l'elicottero per portarvi qui. Se voi foste tornati alla base, sareste morti. Siamo gli ultimi soldati americani rimasti. Lo spero. Qual è il piano, signore? Mi sono unito a voi, maggiore. Non c'è un piano.
Signore, suggerisco almeno di fortificare l'ingresso. Fortificarlo con cosa? Potremmo aspettare la missione di soccorso. Fortificarlo con cosa? Me lo dici? Possono passare attraverso qualsiasi cosa. No, dobbiamo correre il rischio. E andarsene con gli elicotteri. 20 minuti di autonomia. Hanno 20 minuti di autonomia di volo e basta. Comunque non c'è spazio sufficiente per tutti a bordo. Dobbiamo formare delle squadre e salire sugli elicotteri. E per andare dove, maggiore? Non può fuggire da loro. E non li può fermare. Le nostre armi sono inutili. Non abbiamo idea di cosa siano. So cosa sono. So cosa sono! Noi vediamo qualcosa. Crediamo che non sia reale, ma poi uccide, quindi è reale. È qualcosa. Non è luce, non è un'ombra o un trucco della mente. Passa attraverso i muri, certo. Fuori dallo spettro visibile, certo. Uccide al tocco, certo. Comstock era protetto da una vasca di ceramica, giusto? E non passa attraverso l'armatura del carro armato. L'armatura dell'M1 è piena di ceramica, quindi non passa attraverso la ceramica. Sapete che significa? Che questa roba non si trova in natura. È stata fatta. Fatta dall'uomo. Fatta dall'uomo come? Allora, stato solido, liquido e gassoso. La lava diventa roccia, il ghiaccio acqua, i metalli si fondono. Sono stati naturali, poi ci sono i non naturali. Quelli artificiali, fatti dall'uomo. Il condensato di Bose-Einstein. Uno stato della materia predetto da Nat Bose e Albert Einstein. Gode di alcune insolite proprietà. La limatura di ferro lo rallenta. Non passa attraverso la ceramica, ma passa attraverso i muri. È così freddo che uccide istantaneamente al contatto e fa tutto ciò che gli abbiamo visto fare. Per creare il condensato di Bose-Einstein ci vuole energia, molta energia. Masaroff. La centrale elettrica? Sì, Masaroff. L'hanno creato lì. Ha detto che investivano miliardi nella ricerca sulle armi? Questa è un'arma che hanno liberato o che si è liberata da sola. Ma queste cose sono come esseri umani. Sembrano persone. Anche il marmo e l'argilla nelle mani giuste. E voglio sapere perché. Perché sembrano persone. Non posso dirvi come abbiano fatto. Quello che posso dirvi è che qualcuno li ha fatti. E se qualcuno li ha fatti, non sfuggono alle leggi di questo mondo. Fanno luce su alcune nuove leggi. E queste leggi le dobbiamo imparare, perché hanno un ordine e una struttura. E si possono spezzare? Ma certo, sono solo energia. E siccome ne conosco le proprietà, posso fabbricare le armi giuste. Che tipo di armi, Klein? Armi a scarica plasmatica. Scompongono il condensato. E dove spera di trovare armi di quel tipo? Ah, non dobbiamo trovarle, ma fabbricarle. Con che cosa? Con tutto ciò che si trova in questo bunker. Materiale elettronico e ottico, rivestimenti balistici, tutto il materiale portato dalla base. Smonteremo tutto e fabbricherò un arsenale. Poi potremo andare a Masaroff e fermare tutto questo prima che sia tardi. Perché se non lo facciamo, il condensato si ciberà di tutta l'energia che trova e crescerà in modo esponenziale. Non c'è limite a dove possono arrivare, se non li fermiamo. Portiamo dentro questa roba, ragazzi! Andiamo! Per un mirino di precisione. Possiamo usare questa roba. Le componenti ottiche sono buone. Molto bene. Metà di questi sono senza etichetta. Ci serve un rilevatore di tensione. Devi testare tutto. È quello che penso che sia. Carica container della base. Roba cazzuta. Sembra un Rottweiler meccanico. Guarda, Klein. Stai facendo altre modifiche. Tirano giù il paranco a catena e ci montano un faro. Déjà vu.
cavi? Cosa spara? Un impulso concentrato di energia. Se la matematica non sbaglia, dovrebbe spezzare il condensato. Mazarov, la centrale elettrica più grande della regione. Qui hanno iniziato a uccidere. Se è roba fatta dall'uomo, è stata fatta qui. È a meno di 10 chilometri da qui. Gli elicotteri possono farcela, ma solo per l'andata. Ho cercato informazioni tra i civili qui e ho trovato alcuni rapporti su Mazarov. È stata modificata più volte negli ultimi 10 anni, per ordine del regime. C'è scritto ricerche militari dappertutto. Ok, lei e Klein avrete il compito di infiltrarvi. Dovrete trovare il modo di fermare tutto questo. Dobbiamo creare un diversivo. Vi faremo uscire qui. Voi potrete infiltrarvi nella struttura e cercare la sorgente. Secondo Klein, la potenza di fuoco di queste armi sarà molto forte, tanto da distruggere il condensato. Lo scopriremo molto presto. Bene, ragazzi. Ci siamo. Se avete qualcosa da dire, è il momento. Ascoltatemi tutti. Userete delle armi mai testate contro un nemico che a questo punto è impossibile fermare. State entrando in territorio sconosciuto. E credetemi se vi dico che vedrete cose che non capirete. Il nostro nemico si è diffuso in tutta la città in pochi giorni. Non c'è modo di prevedere fino a dove si spingerà, se non lo combatteremo. I più non si avvicinano neppure all'idea di cambiare il futuro. Questo è il luogo. E questo è il momento. Non commettete errori. Siete l'ultima linea di difesa. Facciamo quello che siamo venuti a fare.
obiettivo nemico a ore 12, limite a est della piattaforma. Presto, presto! Uno spettrale distrutto. Procediamo. A tutte le unità, procediamo. Facciamogliela vedere. Andiamo! Adesso! Andiamo giù, forza! Ci siamo divisi. Cerchiamo ancora il laboratorio. Non so quanto resisteremo. Non mi sento. Mi senti, Session? Session! Su, andiamo avanti. Essere vicini. Ehi,
Guarda qui. Condensato di Bose-Einstein. Guarda le radiografie. Scansionavano esseri umani a livello molecolare. Per poi stamparle sul condensato. È una linea di montaggio. Una specie di produzione industriale. Hai ragione. È un'arma. Sarà successo? Un guasto di tipo catastrofico. Metà delle celle sono aperte e vuote. Una avaria strutturale li ha liberati e ha aperto il vaso di Pandora. E adesso? Responsabile alle risorse superiori del regime. Quest'uomo ha cercato di fermarle. Hanno perso il controllo. Puoi tradurre? È la procedura per la disattivazione. Molte parole non le ho mai viste prima. E le altre? Collegare, disgiungere la procedura, disconnettere i cavi ombelicali al... interrompere l'attività neurale. Okay. Allora, devi aprire tutte queste porte e poi devi abbassare questa leva che libera tutti i cavi. E poi? Dovrebbe fermarli. Tieni questa.
Avanti! Finita. Puoi camminare? Sì, sto bene. Dobbiamo uscire da qui. Lo senti? Sì. Ecco cos'è. Non facevano solo scansioni. Non erano solo stampe. È così che li controllavano. Questi sono corpi umani. Ognuno era fatto da una persona vera. Sono vivi. Non sono vivi. E non sono morti. Sono intrappolati nel mezzo. Ma stanno soffrendo. Come lo sai? Quello è dolore. Come fai a sapere cosa sentono? Non posso provarlo. Non posso. Ci sono cose a cui la scienza non può rispondere. No! Aspetta! Siamo venuti qui per questo. Queste sono prove. Per questo sei qui, l'hai dimenticato! Ricordi! Sono morte tante persone, tu volevi sapere il perché! Ho abbastanza. Devi pensare al disegno più grande. Ci penso.
Altri osservatori? Vogliono smontare Masarov pezzo dopo pezzo. Misurare tutto. Fare un procedimento di ingegneria inversa e litigare per la proprietà. Ti vogliono nel progetto. Ho detto che te l'avrei chiesto, ma... Ho visto quello che volevo. Si fermano, vero? Non sanno come si fa. Visto, torna a casa senza disfare i bagagli. Paola. Grazie.